Oggi vediamo la prima parte della recensione delle matite colorate economiche Zena Color, unboxing e qualità di produzione. Ciao a tutti e benvenuti nel mio studio. Quando ho iniziato questo canale mi ero prefissato di recensire solo materiali di alta qualità, evitando prodotti di basso costo. Ma col tempo la mia curiosità verso i materiali prodotti da ditte quasi sconosciute è cresciuta molto. Tra i vari rivenditori che troviamo online ci sono varie marche a basso costo come le Arteza, le Castel Art Supplies, Colorè o nel caso specifico di questo video le Zena Color. La cosa che più mi incuriosisce è il fatto che queste marche si definiscono prodotti professionali, ovvero orientate a un pubblico di artisti di professione o di adulti in generale, a differenza delle matite scolastiche o per bambini. E siccome mi sono giunte varie richieste di provare a recensire questi prodotti, ho acquistato questo set da 72 colori della Zena Color. Non ho trovato molte informazioni su questo brand online. Sembra che la sede sia in Francia e che vengano prodotte e importate dalla BMS nell'isola di Mauritius. Le ho acquistate a circa 20 euro, quindi un prezzo decisamente basso rispetto alle più blasonate marche, come le Faber-Castell Polychromos, che vengono circa 80 euro la confezione di 60 colori. La confezione è carina, di metallo, sobria e, come altre marche simili, nera. Sembra che la confezione nera voglia trasmettere una certa sensazione di eleganza o professionalità. Sul retro vediamo l'elenco dei colori contenuti, con le schede in inglese che dicono 72 colori, alta qualità e facile da mescolare tra di loro. Questo poi lo vedremo se risulta a verità. La selezione di colori potrebbe essere migliore, visto che a mio avviso sono pochi colori nella gamma del marrone rispetto al resto dei colori che abbiamo a disposizione in questo set. Vediamo ora invece quali marchi e avvertenze troviamo sopra la nostra confezione. Qui abbiamo il pubblico di destinazione del prodotto, che è per persone sopra i 3 anni d'età. In rete ho visto domande riguardo al simbolo CE che troviamo su altri prodotti. Questo simbolo indica la conformità del prodotto agli standard di sicurezza dell'Unione Europea. Su questa confezione non troviamo questo simbolo da nessuna parte, ma prima di allarmarsi inutilmente voglio ricordare che il marchio CE non è obbligatorio su tutti i tipi di prodotti. Come possiamo vedere ad esempio su queste matite colorate della Derwent, non hanno la marcatura CE. Possiamo vedere scritto Made in Great Britain, fatto in Gran Bretagna. Troviamo il marchio AP della ACMI, che è uno standard americano che potete trovare, se volete sapere di più al riguardo ho fatto un video apposito che trovate nel link in alto a destra, ma di marchio CE neanche l'ombra. Un altro esempio è questo set da disegno della Lira, una ditta tedesca, anche qui niente marchio CE. Quindi niente panico se non lo vedete, non significa che il prodotto non sia in regola. Per maggior sicurezza però ho contattato il servizio clienti della Zena Color per sapere se i loro prodotti siano privi di elementi dannosi per la salute e quali certificazioni abbiano al riguardo. Purtroppo ad oggi non ho ancora avuto una risposta, se in futuro ci sarà qualche variazione ve lo farò sapere nella descrizione di questo video. Apriamo ora la confezione e vediamo cosa contiene. Piccolo appunto personale, il disegno sulla confezione, molto carino, sembra realizzato più con acquerelli o matite colorate acquarellabili, piuttosto che con matite colorate a base d'olio cera, come dovrebbero essere queste. Bello disegno, ma un po' fuorviante. All'interno troviamo alcuni fogli illustrativi. Questo qui ci invita a registrarsi sul sito della Zena Color per ricevere dei disegni da colorare ogni settimana per un anno, un'iniziativa davvero simpatica. Ne troviamo già uno, troviamo già un disegno qui all'interno, ovvero questo camaleonte che è il simbolo della marca. Sul retro del foglio invece troviamo una cosa davvero molto utile, una carta dei colori pronta da preparare. Questa è davvero una cosa che consiglio sempre di fare a tutti per ogni set di matite che possediamo. È utile per diversi motivi, ma primo fra tutti è per vedere con i nostri occhi l'effettivo colore della matita quando è sulla carta. Purtroppo a volte, anche le marche più blasonate, si possono trovare discrepanze tra il colore effettivo del pigmento con quello con cui viene verniciato il corpo di legno della matita, portandoci a commettere errori nella scelta dei colori che dobbiamo poi correggere sul foglio.
Avendo la carta dei colori eviteremo questo problema alla radice, facilitandoci il lavoro senza dover testare il colore della matita su un pezzo di carta a parte prima di usarlo nel nostro disegno, quindi tutto tempo risparmiato. Anche se questo foglio ha dei quadratini da colorare molto piccoli, è comunque un'idea davvero carina e utile da includere nella confezione delle matite. Queste, le matite, sono sistemate in tre vassoi di plastica e ordinate per gamma di colore. Vassoi di plastica molto flessibili, dato il prezzo di questo matite mi sarei stupito di trovare qualcosa di meglio. Personalmente poi le matite comunque preferisco tenerle in cassetti di legno appositi e non le uso quasi mai tenendole nella loro confezione originale. Vediamo le matite come si presentano. Hanno il corpo rotondo, verniciato per tutta la lunghezza, col colore che dovrebbe avere la mina, ma questo poi vedremo quanto sarà azzeccato o meno. Sul corpo di legno troviamo quindi delle scritte metalliche, quali il nome della marca, Zenacolor, il nome del colore e poi abbiamo qui un codice numerico. Di solito la funzione di questo codice è quella di facilitarne la sostituzione di un colore che abbiamo terminato, ma questo è valido solo sulle matite che si possono trovare in vendita anche singolarmente, come quasi tutte le marche professionali di alto livello, e non costringerci quindi a dover comprare un set intero solo per impiazzare una sola matita. Non ho trovato fino a questo momento nessuna informazione per le Zenacolor, ma mi stupirei molto se questa opzione fosse possibile per matite di questa fascia di prezzo. Rispetto a matite più costose, queste Zenacolor hanno una caratteristica che mi piace e lo vediamo bene se la mettiamo a confronto con le Polychromos della Faber-Castell. Queste ultime hanno la verniciatura di legno che copre totalmente la matita, mentre le Zenacolor lasciano scoperta la parte finale, lasciando vedere la mina all'interno del legno. Certo, forse esteticamente sono più belle da vedere completamente verniciate, ma di contro non mi permettono di valutare la qualità di costruzione della matita e vedere se la mina è stata inserita al centro del legno o se invece si trova più verso i bordi, cosa che potrebbe causare problemi di affilatura e di fragilità della mina. La Faber-Castell, come altre marche di fascia alta, è rinomata per il suo controllo di qualità dei prodotti e quindi mi fido di loro, che fino ad ora non ho mai avuto problemi di questo tipo tra le mie matite colorate, però poter vedere la disposizione della matita dietro comunque secondo me è un vantaggio piuttosto che uno svantaggio. Esaminando una ad una le matite del set Zenacolor ho trovato alcuni difetti evidenti di fabbricazione. Ad esempio su questo verde troviamo difetti nel legno con ammaccature nella parte finale della matita e parte della scritta metallica è mancante. Cosa questa che capita anche su altre matite del set. La peggiore fra tutte è questo violetto, che ha vistosi difetti nel legno e nella verniciatura delle scritte. E come dicevo poco fa, guardando la parte finale della matita, si può vedere come la mina sia completamente fuori centro. Un difetto davvero importante che potrebbe creare quindi problemi durante l'affilatura della matita e della resistenza della matita. Ho colorato la carta dei colori sul foglio che era contenuto nella confezione e come già avevo accennato ho trovato delle differenze anche molto evidenti tra il colore della mina e la vernice sul corpo di legno. Non tutte le matite hanno questo difetto, ma sono abbastanza da rendere davvero indispensabile la carta dei colori quando ci mettiamo all'opera. Ho selezionato qui quelli più clamorosi che si trovano spesso tra i colori gialli del set. Guardiamo ad esempio questo arancione che ha un colore molto fluorescente e dal nome dovrebbe essere un salmone chiaro. Già dal colore della mina si nota la notevole discrepanza tra i colori, con la mina molto più scura rispetto alla vernice del legno. Il codice del colore è il 78 che cerchiamo ora sulla nostra carta dei colori. Ecco 78, salmone chiaro. Come si vede risulta più un colore tendente al rosso e al magenta che all'arancio fluo del legno. Anche questo rosa flamingo, che ha una vernice davvero fluorescente, risulta sulla carta più scuro, anche se attraverso la telecamera si nota di meno che rispetto ad occhio nudo. Un altro esempio è questo che si chiama apricot, ovvero albicocca. Se vediamo sulla carta questo colore, che è il numero 77, possiamo vedere come ci sia una gran differenza tra mina e corpo della matita. Anche sulla definizione del nome dato ai colori si potrebbero muovere delle obiezioni, come nel mio caso la scelta di dare a questi due colori il nome Khaki e Light Khaki per due matite davvero molto distanti tra loro e non due versioni, una un po' più leggera dell'altra.
Quindi questi pochi esempi mi inducono a dire ancora una volta, scusate se mi ripeto, ma fate sempre la carta dei colori, è davvero davvero utile. Nel prossimo video entrerò nel dettaglio delle caratteristiche, sulle caratteristiche della matita nell'uso, ma dalla sensazione che mi hanno trasmesso nel creare la carta dei colori, sembrerebbero avere una base cerosa e non ad olio. Sono morbide e cremose. Ma non sono riuscito a trovare informazioni o conferme al riguardo da nessuna parte rispetto alla composizione quindi della matita di questa marca. Così come non ho nessun dato riguardo la resistenza alla luce dei colori, che per un professionista è un valore cruciale. Di solito le matite di questa fascia di prezzo non hanno una resistenza apprezzabile. Anche se nelle frasi usate in fase di marketing le case produttrici amano usare parole come ottima resistenza alla luce, ineguagliabile resistenza alla luce dei colori, ma senza fornire nessun dato oggettivo al riguardo, cosa che invece viene fornita dalle marche di alto livello. L'uso dei pigmenti di qualità e la loro concentrazione è ciò che fa alzare il prezzo, oltre alla qualità di produzione. A questi prezzi non aspettatevi mai una buona resistenza dei colori. Sono giunto al termine di questa prima parte dedicata alle Zenacolor. Indubbiamente la qualità di produzione rispecchia il prezzo pagato per acquistarle. Non mi sembrano differenti dai prodotti scolastici o per bambini, al di là della presentazione del prodotto un po' più professionale. Nella seconda parte le vedremo a confronto con altre matite di livello economico e scolastico per vedere la loro effettiva capacità sulla carta. Spero di avervi dato delle informazioni utili. Se vi è piaciuto questo video vi prego di lasciare un like, lasciate dei commenti se avete usato queste matite, quali sono le vostre opinioni o se avete usato altre matite di altre case a livello economico e se avete anche dei consigli su quali matite fare la prossima recensione. E se non l'avete ancora fatto vi prego di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui contenuti che verranno inseriti in futuro.